una splendida giornata di sole quando, di fronte al Tout Paris, che forma la più signorile e più competente platea ippica d'Europa, sta per iniziarsi la corsa del classico Arco del Trionfo. Scattano simultanei i 23 cavalli, tra cui Ribot, l'imbattuto tre anni della scuderia incisa. Un fantino cade, ma senza alcun danno, ed il suo cavallo segue il nostro puledro sino all'arrivo. Contenuto il serrato attacco degli avversari, Camici tiene Ribot nelle prime posizioni. Poi il nostro scatta con potenza e spunta primo sul rettilineo. La sua galoppata si fa irresistibile, con stile falcato da cavallo di razza superiore. Il figlio di Tenerani sembra volare quando passa nettamente il palo d'arrivo. Anche il marchese Incisa guarda ammirato il suo stupendo cavallo. Centomila persone col presidente Coty all'ippodromo di Longchamp per il classico Arco di Trionfo. Sfilano i puro sangue della moda, in una platea che conta i più bei nomi d'Europa. Sfilano i puro sangue della sella e sono i più veloci del mondo. Un nome su tutti, Ribot, il supercavallo, l'imbattuto prodigio italiano che tutti vogliono battere. Dai nastri guizza come una folgore l'americano Fisherman e Ribot è in terza posizione. Tira come un dannato il quattro anni d'oltreoceano montato da un fantino spericolato. Ma Camici non gli è di certo inferiore. Anzi, porta il suo prodigioso cavallo in curva alle spalle del rivale. Lo appariglia all'inizio della dirittura finale. Lo supera di potenza, di stile, di classe. Comincia quella galoppata irresistibile di un cavallo fenomeno, insuperato e insuperabile. È un volo che sa di leggenda. Agli osanna di una folla che vede in lui un prodigio, rientra Ribot al peso. Il suo creatore Federico Tesio lo guarderà di lassù con occhio paternamente orgoglioso. È il supercavallo, quasi un mito dell'era atomica.